nel nostro tutorial e quando inizio aspetto sempre qualche secondo perché dobbiamo collegare tutti i dispositivi, quindi salutiamo tutte le nostre care amiche di Facebook, di Instagram e di YouTube. Qualora ci fossero i maschietti, salutiamo anche i maschietti. Allora, siccome nessuno di voi ha avuto idea, non mi ha dato un'idea per il tutorial di oggi, oggi dovete per forza prendervi un tutorial che ho pensato io. Oggi ho un po' la pelle d'oca, sono una freddolosa, prima avevo caldo, adesso ho quasi freddo, però faremo un tutorial molto carino e forse anche che non vi ho fatto mai, e quindi seguitemi perché è anche un po' complicato tra virgolette. Comunque andremo ad usare, sono tornati i timbri, solo quello della Yod manca quello delle rose che ho fatto nella credenza, ancora non sono arrivati, mentre sono arrivati quelli della redesign, quindi sono tornati tutti disponibili. E io ho una certa passione ormai per questi timbri, che li adoro, e quindi oggi andremo a fare un vaso in terracotta, come fosse, diciamo, come se diventasse finta ceramica, ok? E lo faremo col Santorini, in modo come se fosse una ceramica un po' cinese, con queste decorazioni un po' blu, un po' tutto invecchiato, un po' tutto usurato, e quindi una porcellana vecchia, antica, dei tempi passati. Quello che andremo ad utilizzare esattamente è il timbro nuovo, quindi questo non lo trovavate perché è arrivato proprio ieri, Chateau de Saverne. Sentite che stasera su Facebook non riesco a vedere i commenti. I commenti non mi tira fuori. Diana, chiamiamo la nostra Diana. Diana, vieni che ci serve supporto tecnico. Giacomo non riesce a vedere i commenti sulla diretta Facebook, quindi di solito basta che faccio così e vediamo che cosa succede, altrimenti Giacomo non riesce a leggervi perché non riesce a vedere i commenti. Trovati? Non me li tiro fuori. Probabilmente è il mio touch del mio telefono che non funziona. Comunque sotto. È come se lo butti sotto. No, niente da fare. Ah, ecco, sì, sono arrivato. Bene, avete visto il mio telefono perché sente la mia voce. E quindi, vabbè, allora leggimi qualcuno, va, fammi partecipe. Franca Savigna, ciao bellissima. Grazie. Stefania, buon pomeriggio. Antonella, ciao a tutti. Laura, ciao. Cristina D, bentrovati. Ciao Cri! Allora, quindi oggi andremo a fare questo tutorial. Vi ricordo, visto che si è collegata Cristina e a volte me lo ricordo, io ogni tanto faccio le storie, poi ho preparato anche un reel che sto finendo e pubblicherò domani, che per chi ha le prime armi, per chi si collega le prime volte sui miei tutorial, vi ricordo che abbiamo un libro che si chiama Lo Sciabbi di Franci, che trovate sia su Amazon che sul sito della casa editrice che sul mio sito delle vernici, che sono www.colocicchiorigesciabbi.it. E quindi anche gli amici di YouTube che sono nuovi e che non sanno, potete assolutamente trovare tutte le risposte ai vostri dubbi, le cose che non dovete mai fare, le cose che dovete sempre fare e delle idee speciali per i vostri oggetti da recuperare. Quindi oggi partiamo subito e andiamo a pitturare il nostro vaso di terracotta con un colore chiaro. Io utilizzo il soffio di talco perché è quello che secondo me si avvicina un po' più alla ceramica. Quindi vado a dare una base di soffio di talco a tutto il vaso, ok? Nel frattempo che io do il colore, voi potete salutarmi, farmi le domande e anche, perché no, scriveteci ogni tanto da dove ci state, vi siete collegati, perché è bello sapere che c'è un po' di parte d'Italia qui. Poi, non so se qualcuno ha visto che sono stata anche modella per un giorno, quindi domani o dopodomani pubblicheranno le foto per Casa Conchiglia di Porto San Giorgio. E oltretutto, che modella, nel senso che tutto mi aspettavo nella vita meno che essere sinceramente modella per un giorno, quindi non bisogna essere
alte, magre e strafighe, ma battelle e paffutelle per essere anche una modella. Quindi chi lo sa, magari lancerò una campagna contro l'anoressia, perché comunque è una malattia molto toccante, quindi magari, perché no, un corpo come il mio può anche piacere e diventare modella. Ok, lo so, per Giacomo non è oggi, scusate se non sono informissima, ma ho un mal di testa pazzesco, oltretutto mi gira proprio la testa stasera, quindi niente, cercate di capirmi se non sarò al massimo. Ma che volevo dire? Ringrazio la sorpresa che ho ricevuto lunedì, è venuta Giusigatto direttamente dalla Romagna con furore, mi ha portato anche dei regali, del cibo, quindi ho apprezzato, ho mangiato, buonissimo, io e Giacomo, vero Giacomo, che abbiamo mangiato i super cassoni di Giusigatto? Sì, super, veramente. Super. Ok, quindi una volta data la base, me lo asciugo e mentre asciugo voi fatemi domande. Però siete stati un po' cattivelli nei miei confronti, eh? Non mi avete dato neanche un'idea per la diretta e poi, che altro volevo dire? Ma la state condividendo la diretta sui gruppi? Subito, fatelo immediatamente, immediatamente. Purtroppo si bloccano i messaggi, adesso torno indietro. Ah, ok. Luciano Seriani ti saluta, ciao a tutti. Ciao Simonetta Vitale. Ciao Simonetta. Simonetta saluta solo me, veramente. Ah, bene, bene. Vedremo. Enza, bravissima, ciao dall'Argentario. Ciao. Stefano, io vi seguo da Spinzano, provincia di Lecce. Bene! La Puglia! Abbiamo la Puglia, poi vediamo le regioni. Via, dai, il Lazio, ho sentito che c'è. E vediamo se c'è anche qualcuno del nord. Giacomo dice che oggi abbiamo un problema con i messaggi. Non si leggono e gli sfuggono, perché bloccano. Una volta c'è YouTube che ha il problema, una volta Facebook, una volta ciascuno, non fa male a nessuno. Finito, nell'attesa che i cassoni si scaldavano, abbiamo finito anche il barattolo, anche il barattolo dei carciofi, giusto Giacomo? Ciao Francesca, sono Miriam da Corato, ti sto seguendo su YouTube, il collegamento non è il massimo, purtroppo, come sempre, non dipende da noi. Giacomo dice che il collegamento non è il massimo, però poi quando si ricarica alla fine dovrebbe uscire bene. Quindi ciao Miriam, diamo una bella asciugata, vediamo. Allora, Francesca dal Veneto e Gabriella dice, ciao Francesca, bravissima come sempre. Teresa, ciao dalla Sardegna. Wow, Sardegna, Veneto. Patrizia Paola, anch'io apprezzo, dice. Rita Tredenti, Milano. Milano. Allora, io do un attimo una cazzeggiatina perché ho questa superficie che è un po' ruvida e mi serve abbastanza liscia. Poi vediamo anche il colore. Però l'effetto vedrete che è fantastico. Lo riasciugo perché è un po' umido. Dentro poi non lo faccio, lo farò in un secondo tempo. Anche su Instagram ci sono i saluti. Ciao a tutte! Ridò un po' di colore. Oggi vi dicevo, non sono informissima perché ho questo mal di testa pazzesco.
E la settimana prossima? Ma no, sì, per mercoledì mi sarò ripresa, no? Ma allora Porsi Toscana presente. Toscana presente. Giusi, ciao da Roma. Ciao Giusi. Apprezzate il fatto che vi mando il messaggio per ricordarvi che c'è la diretta? Lo apprezzate? Se no, potete anche mandarmi a quel paese. Se fai lo screen, salve il tuo marito. Non è stata, le ragazze non hanno voluto pulire un mobile in diretta, si sono rifiutate, mi hanno detto che le dirette le posso fare solo io, allora io ho detto no, il mobile in diretta non lo pulisco. Faremo un'asta, questo già comunque non lo so, ma lui ne sarà molto felice. Faremo un concorso per chi indovina quanti cappelli ho, cerchietti, fasce e orecchini. Perché le ragazze che lavorano qua piano piano me li stanno contando e neanche io so quanti ne ho, quindi vedremo come va a finire. Poi prendo il Santorini e vado a mettere un po' di colore nella vaschetta. Ok, poi mi scelgo quello che voglio utilizzare e adesso credo che prima di tutto farò questo. Andremo a fare il contorno, ok? Vado ad inumidire, mettete dell'acqua in uno spruzzino e vado ad inumidire tutta la mia superficie. Manuela Porsi dice per i messaggi, certo che sì, anche se io ho impostato il calendario sul cellulare ogni mercoledì 18:30. Bella sta cosa. Vedete per dentro, apprezzo il messaggio e come. Ok, allora quindi io ho spruzzato, intanto inumidito la mia superficie, intanto come vi avevo già insegnato in altri tutorial e in altre dirette, vado a dare il colore al mio timbro con il rullo abbastanza scaricato, quindi vado a mettere il colore sul mio timbrino. Patrizia Paola dice Giussi, Giussi Gatto, prossima volta le facciamo degli orecchini allora. Direi, ma i braccialetti sono già stati super apprezzati. Allora, quindi ho inumidito la mia parte, ci siete? E vado a mettere il mio timbrino. Vado. E vado a togliere. Continuo, rimetto il colore. Rimetto, ribagno la mia superficie perché voglio che mi venga un po' sfumato. Quindi se io bagno il colore sotto, mi viene un po' sfumato. Continuo da qui. Premete forte. Patrizia Paola dice grazie, sono contenta. Bellissimi, assolutamente super apprezzati anche i colori che mi piacciono. Rita Tredendi, quella di non vedere la parte è nuova, mi sembra. Esatto, vi ho detto di stare attenti oggi che era un tutorial un po' diverso. Dovete stare attenti perché anche per come lo andrò a finire sarà completamente inumidisco. Metto il colore. Rimetto il mio timbro. Ok. E fino a qui ci siamo. Vedete il timbro? Ora prendete una spugna e andiamo ancora a mettere acqua sul colore
tamponare in modo da rovinarlo, ok? Come se fosse un po' smacchiato per dargli un po' l'effetto di imprecisione, come se si fosse un po' scolorito nel tempo, ok? Voi non mi date idee, ma io ho visto come le sforno. Ok. Adesso io andrò a fare quest'altro pezzo di sotto e vado sempre ad inumidire. Vado a prendere il colore, a metterlo nel mio timbro. E vado a posizionarlo. Stefania, Vesperina dice, ormai il mercoledì non possiamo fare a meno di essere in vostra compagnia. Grazie. Ma chissà mercoledì prossimo, Giacomo, se invece io sarò in grado di stare in loro compagnia. Vabbè, vedremo. Ecco, vedete che viene tutto bello un po' sfumatino? Quindi questo è proprio l'effetto che deve venire. Lo vado sempre un po' a sfumare sopra con la spugna, abbastanza, come se fosse proprio, ecco, quasi a levarlo completamente, ok? Guardate, quindi voi dite, ma fai il lavoro due volte? Sì, faccio il lavoro due volte, perché sembra come se sotto qualcuno si sia sbagliato. Riprendo il colore e lo rimetto. Lo rimetto tale quale come l'avevo posizionato prima. Ecco. Ecco qua. Voilà. Vado avanti e quindi adesso ne faccio magari, vediamo se ve lo faccio tutto insieme, se riesco a finirlo. Piacimento. Capite che timbri potete lavorare e fare delle cose pazzesche. Giuseppina Pelosi chiede se il vaso è arrivato adesso, se il vaso è in coccio o in plastica. Il vaso in questo caso è in terracotta. Metto un po' di acqua nella mia spugna. Già gli avevano risposto nei commenti. Ah, ecco. Vado a sfumare di nuovo, poi magari qualcuno lo fate più sfumato e qualcuno lo fate un po' meno. Acqua. Ecco, vedete, questo sembra veramente tolto dal tempo? Guardate già l'effetto, eh? Acqua ancora sul colore. Poi qui dovrei avere anche un altro verso, vediamo. Ma usiamo sempre questo, così ne spacco uno solo. E qui me lo rimetto così. Vedrete l'effetto veramente wow. Ancora. Vedete, lo tolgo quasi del tutto, in alcuni punti. Lucia Colò dice bellissimo, Giusigatto, wow.
Avete visto le potenzialità dei nostri timbri? Vado a rimettere di nuovo il timbro. Sempre. Questo è nuovissimo e bellissimo. È nuovissimo e bellissimo, anzi, per chi lo vuole, poi ve lo faccio vedere, affrettatevi perché come sempre poi rimanete senza. Ok, vado sempre un pochino a spugnettare un po' per levargli questo effetto proprio di preciso. Patrizia Paola chiede, ci si può decorare anche il salvadanaio di coccio? Certo che sì. Facciamo delle belle porcellane inglesi. Ecco, mi è venuto oggi, mi ero persa, perché tutte le porcellane inglesi blu, no? Ve le ricordate? Ecco, queste potrebbero essere delle vecchie porcellane inglesi. Poi magari vi dico, qualcuno lo fate più perfetto, altri li fate più precisi. Io sto un po' facendo occhio, eh. Sono fantastici questi timbri perché sono in silicone. Poi questo lo lascio così, non lo sfumo. Teresa chiede come si possono acquistare questi timbri. Sul mio sito www.colochicvernicesciabi.it oppure potete scrivermi su WhatsApp. Oh, avete visto, ho messo anche un po' d'acqua nel timbro adesso per far sì che mi venga più, diciamo, un po' più chiaro. Sul mio numero WhatsApp che è 333 29 53 798. Di timbri ce ne sono veramente tanti. Questo adesso lo sto utilizzando perché è nuovo e perché io non posso stare se non lo uso subito. Patrizia dice, me lo farò fare da giustigatto, io sono legata, a me datemi in uncinetta. Questo sì, me l'ha detto infatti. Vabbè, ognuno i suoi hobby d'altronde. Allora, vediamo se può andare, eh. Possiamo fare anche un... Vediamo se ce n'abbiamo anche qualche foglia più piccola da aggiungere. Allora, potete sempre lavorare con questo e fare un pezzettino solo, per esempio. Ve lo vado a fare qui. Ve lo riempite a vostro piacimento. Rimetto un po' di colore qui. Ci siamo quasi, quasi ci siamo. Adesso arriva anche la parte più bella. Ecco. Diciamo che può quasi andare. Gli do un'asciugatina. Direi che già l'effetto un po' lo dà, vero Giacomo? Ma non era forse che bello questo. Poi se la mia assistente, che di solito è qui, mi porta una spugna pulita, sarebbe ancora meglio. Qualcuno la conosce, la mia assistente privata? Rossana ti fa gli applausi. Grazie. Vado a mettere magari, ecco qui, ancora. Lavorate un po' per sovrapposizioni, eh? Io sto lavorando, non so se riuscite a vedere bene, sinceramente, perché cerco di mettermi un po' comoda, ma non è sempre facile. Bagnato.
bagnata, serve? Bagnata, sì. Avevo chiesto bagnata, fa niente, me la bagno da sola. Ah, bagnata, perfetto. Allora la mia assistente ha capito perfettamente. Super free. È super free. Sì, mi sta piacendo un sacco. Ok, allora, finisco di asciugare. Stefania chiede, ma questa tecnica va bene anche sul legno? Diciamo come se fosse stata un po' usurata, ok? Quindi, ripasso anche un pochino d'acqua tutta intorno, così da creare un po'... riprendo un po' quella sporca, quindi in qualche punto... riasciugo e poi andremo a lavorare con le cere. Anche di tirato con gli applausi. Qualcuno magari mi dice... Anche di tirato con gli applausi. Qualcuno magari mi dice, perché io faccio sempre pezzi piccoli, no? Ma io, cioè, dico che non ce la faccio a fare pezzi grandi in diretta, e è anche faticoso fare tutorial con pezzi grandi, perché... ci vorrebbe molte ore. Ci vogliono molte ore, perché tu un tutorial, voi lo vedete di 15 minuti, 20 minuti, ma un tutorial per montarlo ci vuole un po' di tempo, quindi tipo... una credenza del genere, io magari impiego 2 settimane, dobbiamo stare lì ogni pezzo a girare e poi montarlo. E quindi, non è perché io non voglio farvi vedere come si fanno i pezzi grandi, in realtà se sapete fare la tecnica su un comodino, la triplicate per la grandezza di sua maestà la regina e quindi riuscite a farlo. Rita Tridenti dice, ragazzi, che ideona! Allora, adesso prendo tutte le mie cere della Redesign, compreso la cera neutra e la cera scura che abbiamo. Patine o cere? Patine e cere, ok? E allora utilizzerò come prima la... quale uso? Uso questa qui, la Bronze Age, ok? Con la spugna pulita umida. Che cosa faccio? Vado a dare sempre un po' d'acqua. E questa che me la metto su un piattino, attaccare bene. Aspetto il piattino perché ogni volta mi scordo qualcosa. Grazie, perché io ho la valletta, no? Quindi metto un po' di questa con la mia spugna. Oppure se avete le spugnette che comprate sul sito vanno bene uguale. Con la spugna prendo la cera e vado a tamponare per dare un po' questo effetto, non troppo, vedete? Non troppo, vedete? Mamma mia, non potete capire quanto profumano queste cere. Leggero, leggero. Forse anche troppo. Leggero, leggero. Forse anche troppo per i miei gusti, anzi, a sto punto voglio insistere di più e prendo un pennello. Ecco. E lo andremo a rendere proprio bello, bello, vecchio, poi anche con la spugna. Giusto, ti chiederemo, lunedì le avevi queste? Sì, ma non le hai viste, ce le avevi davanti agli occhi. Forse io mi sono scordata anche di dirtelo. Però le avevi sul bancone. Ecco, guardate, vedi, ecco perché mi serve la spugna e l'acqua.
Avete visto che a differenza di tante altre volte non ho messo la cera neutra e ho messo l'acqua, ok? Quindi ho bagnato in modo da non farmela assorbire e stiamo facendo una bella ceramica inglese. Antonella chiede, quindi sono cere nuove? Sono delle patine, ma sono diversa la marca, sono della Redesign e hanno un altissimo potere, come vedete, di patinare e oltretutto hanno un profumo, cioè, strepitoso. Giustigatto piange perché non le ho viste. Va bene, mi riporti i cassoni, ti vengo a prendere perché voi dovete sapere che lunedì mi ha fatto questa sorpresa che è venuta col marito e la sono andata a prendere dove l'ha lasciata, in mezzo alla strada, tipo fantastica come cosa. Vedete come sto ricreando questo vaso? Ecco, poi lo mettete, io ecco lo sto mettendo soprattutto, poi dipende un po' dal vaso che avete, lo sto mettendo soprattutto qui nella giuntura. E lo sfumo poi con la spugna umida. Quindi non mi guardate. Asciugo con il forno, ma voi sapete che le cere non si asciugano mai. Solo che io come faccio che devo finire la diretta? Ok. Però visto che ho messo l'acqua, faccio evaporare almeno l'acqua. Ma non la posso, così ti sconvolgi. Sempre. Esatto. Sai che c'è l'eccezione che conferma la regola. Oggi è un'eccezione. Il sigaretto è già stato, Manuela. Naturalmente ho il forno a bassa temperatura così non sciolgo la cera. Faccio solo un po' evaporare l'acqua. Ok. Comunque, come ripetiamo sempre, l'asciugatura più è naturale e più il lavoro viene efficace. Fatto bene. Quindi da che alle 6 non sapevo ancora che tutorial farvi, direi che mi sono strecciata bene. Cioè, a me piace. Ok, cera neutra tutto. E poi sicuramente un po' di scura. Magari me la do con un po', tipo, anzi me la do con la spugna, ho cambiato idea. Sempre potete, qui a voi il gusto di come darla. Ecco la cera, dice Giussi. Ecco la cera. Anche qui fate vobis. Comunque il tocco di oro ci sta. E ci siamo. Fate asciugare e lucidate il tutto. Quindi per oggi penso che potrebbe anche andare. Facciamo così, ve lo metto qui sopra. Forse lo vedete anche meglio. Vediamo il lato migliore qual è. Forse questo. Ida Rinaldo ti saluta, ciao, sono molto in ritardo, scusate. Ci rivedrai dopo. Rinaldi, Angela, eccomi, sono in ritardo, buonasera a tutti. Ciao Angela. Allora, ecco qua, oggi vi ho insegnato a riprodurre una porcellana inglese o cinese, come volete chiamarla. Girala così, piano piano. Facciamo così, faccio proprio come... Ecco, così riuscite a vederla.
Poi magari se avete un vaso grande riuscite a lavorarci meglio e a creare anche di più, ancora di più l'effetto, potreste anche farci l'effetto craquelé, potete farci un po' di tutto, però l'idea secondo me è super fantastica. Strepitosa! Bello, bello, grazie Marcella. Quindi niente, credo di essere stata anche abbastanza rapida, 7:15 abbiamo finito la diretta e direi che ci siamo quasi. E quindi vi ripeto il nome del timbro che ho usato oggi, che si chiama Chateau de Saverne. In realtà questo qui la redesign ce l'ha mandato per sbaglio, ma abbiamo apprezzato perché mi è piaciuto molto. L'avevo, come tutte le cose quando le vedi da video non rendono l'idea, e quindi quando mi è arrivato ho detto non lo so se mi piace, non mi piace. Poi invece in realtà mi piace, come tutte le cose. Che... Non era porsi, tutto quello che tocchi diventa meraviglia. E grazie. Senza effetto wow. Grazie, grazie, grazie mille. E vabbè, comunque questo l'ho pensato alle 6, il tutorial per voi, perché oggi ho avuto un gran mal di testa. Stefana, che oggi ho utilizzato il blu, ma possiamo anche utilizzare un marrone con un grigio? Questi erano blu. O verdi, credo, però più che altro blu. Dopo uno potrebbe farlo monocolore e scegliere il colore che uno più vuole. Sicuramente deve essere un colore un po' scuro per l'impatto, no? Per far vedere bene il timbro. Ma non la posso chiedere, è possibile vedere la foto dopo? Certo, dopo vi faccio una foto e la vedrete, ve la pubblico. Va bene? E invece mercoledì prossimo vi dicevo, martedì sera forse ve lo dirò, mercoledì mattina vi dirò, penso di sì, 90% sì, perché martedì devo subire un piccolo intervento e alla schiena, che devo, oltre alla schiena e ai dolori che ho, devo togliere un neo di urgenza e quindi mi metteranno i punti. Non credo che sarò così moribonda da non riuscire a fare la diretta, perché chi mi ammazza a me, e quindi Mari vi avviserò mercoledì mattina. Quindi anzi, questo volevo lanciarlo come discorso al momento, perché ci tengo, non devo solo dimostrarvi tutorial, progetti e quant'altro, fate prevenzione, perché un neo esce dall'oggi al domani, magari non ve ne accorgete e dovete toglierlo d'urgenza. Quindi fate prevenzione, curatevi, andate a controllare. Tutti abbiamo dei nei e anch'io vado sempre ogni 6 mesi, e adesso è uscito che devo togliere questo neo urgentemente. Speriamo bene, speriamo che arrivi subito la risposta, come si chiama? Ma che seriologico, mica il Covid. Isterologico. Maria Rosa dice: Francia, ha preziosito un vaso comune ed ha dato un valore unico. Bene, grazie. Siriano saluta. Bene. E Emanuele Porsi dice: del timbro intendo. Ah sì, certo, ma lo vedi caricato sul sito. Se va sul sito ci vede anche tutte le immagini, e quindi lo trova già sul sito. E ti fanno gli in bocca al lupo. Crepi. Sei forte Franci, dice Cristina. Sì, detto di letto. Ma chi mi ammazza? Dai, forza e coraggio, sei tosta, dai. Ma certo, che magari non riesco a muovermi perché non sappiamo bene. Vi fate una chiacchierata. Ecco, esatto. Magari le ragazze mi proponevano, forti oggi, che mi hanno detto: ma Franci, ma perché non fai un pomeriggio tipo, ti prendi il tense, ma tutte le ragazze gli fai vedere tipo un po' dei tuoi orecchini o dei tuoi cappelli o delle tue facce. La radiologa dice isteologico, Lara. Isteologico, bene. E quindi niente, quindi forse magari non potrò tanto muovermi, ma parlare potrò, perché insomma bisogna che divento muta per non fare più i tutorial. Se mi operano in bocca gesticolo, non lo so, qualcosa farò. Su Instagram ti saluta le creazioni di Pippi. Ciao Francesca, sono in ritardo. Ciao! Sono anche io, poi lo riguardo con calma come sempre. Un saluto a tutti, bellissimo. Bene, benissimo.
E ci siamo, quindi vi saluto tutti, vi ricordo fate prevenzione, controllatevi anche voi perché comunque noi che siamo donne social dobbiamo mandare anche lanciare dei messaggi molto positivi e quindi facciamo prevenzione perché è giusto che sia così. Poi ne farò un'altra, farò un'altra, come si dice, un'altra campagna di lancio, nel senso che ieri ho fatto da modella per i vestiti, quindi farò anche contro l'anoressia. Quindi vedete che sono anche un personaggio, un influencer, comincio a essere. Comunque bene ragazze, grazie di esserci, grazie di tutto. Fatemi pubblicità, condividete le mie dirette, condividete tutto quello che io dico e vi dico un grande grazie, ci vediamo. Sicuramente, perché sono sicura, il prossimo mercoledì. Ciao!